Gli abbiamo dedicato tante puntate. È arrivato il momento davvero di salutare il nostro amico Peppe Panico. Peppe, a pochi istanti dall'inizio del match, le tue sensazioni e il grazie di aver scambiato con me, e ti porto i saluti di Radio Caserta Nuova e del Sabato Non Solo Sport, il nostro direttore Enzo Inuzzo, le emozioni che tu vivi a pochi minuti all'inizio della gara. L'emozione è tanta, Mario, perché oggi, scusa se sono emozionato, oggi io devo ringraziare Radio Caserta Nuova, nella tua figura Mario Fantaccioni, perché dal primo momento in cui è stato deciso di realizzare questo grande evento, voi ci siete stati a fianco e ci avete accompagnato fino a questa giornata piovosa. È nata una bella amicizia tra me e te, non mi voglio dilungare con le domande banali e di rito. Essendo amante del grande calcio, io ti porto i saluti di tutto il mondo del calcio, dai tecnici Feola, Padalino, stiamo sotto l'acqua, non c'è diluvio che tenga oggi, perché il nostro saluto deve arrivare nella mente di tutti i radioascoltatori, Feola, Padalino, Vincenzo Moretti, a questi addetti ai lavori, noi tuoi amici, cosa senti di dire? Io dico un grazie enorme, perché chi vuoi, chi per un caso, chi per un altro, sono stati molto vicini alla mia squadra del cuore. Che è l'Inter, lo ricordiamo. Che è l'Inter. Padalino ha giocato con l'Inter e lo stesso Moretti, che essendo simpatizzante dell'Avellino, ho sempre portato nel cuore. Peppe, noi ci auguriamo, pioggia permettendo, che davvero lo sarà sicuramente, una grandissima giornata di festa. Con l'impegno ti aspettiamo in radio, anche un minuto della tua presenza, per sentire dal vivo l'affetto di tutti noi, tuoi tifosi del mondo del calcio. Grazie mille Mario, grazie mille. Grazie Peppe.